Il mio catechista, Pierangelo Piai, un giorno, durante l'ora di catechismo, mi parlò del servo di Dio Carlo Acutis e ne rimasi subito affascinato. Non avrei mai pensato che al giorno d'oggi un ragazzo della mia età fosse così innamorato della figura di Gesù. Carlo ha offerto al Signore ogni istante della sua vita, fino all'ultimo, allorché fu portato in cielo quando aveva solo 15 anni, nel 2006. Pierangelo, che si era messo in contatto telefonico con sua madre, Antonia, me lo aveva descritto come un ragazzo moderno, normalissimo, allegro e felice, ma anche molto intelligente e socievole. Carlo si intendeva di informatica e multimedialità. Dando uno sguardo ai suoi siti, ancora presenti in internet, che lui stesso elaborava, mi meraviglia la sua genialità, ma anche la sua grande bontà. Carlo era convinto che la Santa Messa giornaliera fosse l'autostrada per il cielo, e così per lui lo è stato. Infatti Carlo aveva organizzato mostre e siti che trattano abbondantemente della presenza reale del corpo, del sangue, dell'anima e della divinità nell'Eucarestia. Per questo Carlo ci teneva ad illustrare i vari miracoli eucaristici sul quale si era seriamente documentato. Quando penso alla sua vita, vado a messa con più convinzione, ho maggior fiducia nella divina provvidenza, vedo me stessa e gli altri come creature amate da Dio, cerco di pregare di più e di avere più devozione verso la Vergine Maria. Naturalmente la strada è ancora lunga, ma ho fiducia nel Signore. Carlo Acutis, grazie di tutto. Aiutami ad imitare il tuo bellissimo esempio, perché anch'io possa percorrere l'autostrada per il cielo, che tu hai percorso con tanta fiducia ed amore.